Benvenuto nel podcast di Performance PPC, il primo podcast in italiano dedicato a strategie e tecniche per creare campagne pay-per-click per ottenere contatti e vendite. Io sono Fabio Faccin, fondatore di Performance PPC, un team di professionisti che affianca le imprese proprio con l'obiettivo di aiutare a generare più contatti e più vendite dalle proprie campagne di advertising online in Google, Facebook e LinkedIn. Oggi parliamo dei principali canali pay-per-click, quindi dei principali canali di advertising online che puoi sfruttare per veicolare il tuo messaggio, intercettare il tuo pubblico target, i tuoi potenziali clienti. I principali strumenti, le principali piattaforme utilizzate per il pay-per-click sono Facebook e Instagram, Google e LinkedIn. Prima di definire i canali, dovresti comunque definire il processo di acquisto del tuo utente, quindi analizzare come il tuo utente viene attualmente a conoscenza del tuo prodotto, quali sono i passaggi successivi, i vari touch point che ha con la tua azienda prima di acquistare. Questo sarà oggetto di un altro podcast, comunque è importante capire che prima ancora di definire una strategia, di definire in quali canali essere presenti con la propria strategia pay-per-click, è fondamentale definire il processo di acquisto dell'utente, analizzare questo processo di acquisto. Quindi, andando a parlare nel dettaglio di vari strumenti, possiamo partire da Facebook, che è ad oggi ancora il più utilizzato. È il più utilizzato perché si adatta bene a tutte le fasi del processo di acquisto dell'utente. Quali sono queste fasi? Tipicamente sono la fase di awareness, quindi la fase di conoscenza. Awareness significa consapevolezza, ok? Quindi essere consapevoli dell'esistenza del tuo prodotto, del tuo servizio, essere consapevoli dell'esistenza della tua azienda tra gli altri competitors, quindi comunque essere un'alternativa che l'utente conosce, ok? Se l'utente non sa nemmeno della tua esistenza, non c'è awareness. Quindi è importante andare a, prima di tutto, farsi conoscere ai nostri potenziali clienti, far vedere che esistiamo. Questa è la primissima fase di un tipico processo di acquisto, seguita poi da una fase magari di interazione e di acquisizione del contatto dell'utente e poi di presentazione dell'offerta finale, quindi dell'acquisto vero e proprio, e dopo che l'utente è diventato cliente anche una fidelizzazione del cliente stesso, quindi magari farlo acquistare nuovamente o mettere in moto un referral, quindi fare in modo che l'utente parli della tua azienda anche ad altri. Questo è, in estrema sintesi, un processo di acquisto, un funnel, se vogliamo chiamarlo così. Awareness, farsi conoscere, ottenere il contatto e quindi stringere un contatto più diretto con il cliente stesso, proporre l'offerta, vendere e fidelizzare il cliente. Facebook, come dicevo, si adatta bene a tutte queste fasi, sia la fase di awareness che la fase di generazione di contatti e di vendita e di fidelizzazione. Il vantaggio di Facebook è che oggi è ancora, anche se i costi si stanno alzando veramente vertiginosamente mese dopo mese, è ancora abbastanza abbordabile per certe nicchie per quanto riguarda i costi. Facebook lo dovresti utilizzare quindi per far conoscere il tuo prodotto. Se il tuo prodotto attualmente non è conosciuto dal mercato, è una soluzione innovativa che non ha ricerche in Google, ad esempio, quindi non c'è qualcuno che sta cercando attivamente in Google il nome del tuo prodotto o la categoria del tuo prodotto. Ok, quindi magari hai creato un prodotto totalmente nuovo, hai creato una tua categoria e gli utenti non stanno cercando attivamente questa categoria in Google, quindi non sanno nemmeno dell'esistenza, non sanno di avere questo bisogno che tu risolvi, che ci può stare, ok? Hai scoperto un nuovo oceano blu, ma bisogna farlo conoscere agli utenti. Facebook può essere il canale ideale. Oppure anche se in Google ci sono ricerche, ma sono fuori budget, non puoi permetterti quel budget, quindi puoi creare una strategia diversa, una strategia magari di divulgare informazioni su Facebook in modo che gli utenti arrivino poi indirettamente a chiedere informazioni per i tuoi servizi. Un esempio è ancora il mercato assicurativo, in cui una domanda diretta in Google c'è, ma ha dei costi
altissimi e quindi potresti pensare di utilizzare Facebook per posizionarti di fronte ai tuoi utenti che magari non ti stanno cercando attivamente, ma puoi suscitare in loro una problematica, un bisogno che tu vai a risolvere. In Facebook puoi sfruttare anche il remarketing, ovviamente, cioè puoi andare a reintercettare gli utenti che hanno già interagito con i tuoi contenuti, quindi hanno già visitato il sito web, ad esempio. Quindi magari si tratta di utenti che sono arrivati da altri canali, da Google ad esempio, quindi con una ricerca consapevole e sono estremamente in target perché stavano cercando quella soluzione che tu offri, ma non hanno compilato il form di contatto per contattarti appunto in prima battuta, quindi puoi ricontattarli in Facebook, puoi rifar visualizzare un tuo annuncio in Facebook, quindi funziona molto bene anche per questo. Inoltre puoi sfruttare anche Facebook soprattutto per contenuti più emozionali e per pubblicizzare i tuoi articoli del blog, ok? Quindi è sempre più difficile far posizionare in modo organico i propri articoli del blog ad oggi e comunque servono diversi mesi magari perché il tuo articolo venga posizionato nelle prime posizioni per chi cerca una determinata parola chiave in Google. Quindi Facebook può essere un canale per accelerare questo processo e divulgare il tuo articolo al pubblico, il pubblico giusto che tramite la targetizzazione di Facebook molto precisa puoi andare ad individuare proprio in questo social network. Simile a Facebook, ma non è ancora Facebook assolutamente, è Instagram. Instagram sta crescendo molto, ma per il business ancora non è molto adatto. Te lo dico per esperienza di decine e decine di campagne create in Instagram, per cui per obiettivi di conversione, quindi queste sono le campagne principali che seguiamo in performance PPC, quindi esclusivamente obiettivi di conversione finale, Instagram ancora non funziona molto bene. Per cui potresti pensare di utilizzarlo soprattutto per fare awareness, quindi nella prima fase per farsi conoscere, magari ottenere le prime interazioni da parte di utenti che potrebbero poi essere interessati a quello che offri. Grazie al remarketing tu puoi pubblicare un contenuto in Instagram che può essere una foto o un video e poi utilizzare questo pubblico, queste persone, reintercettare queste persone che hanno interagito tramite altre campagne sia in Facebook che in Instagram. Quindi pubblichi una foto relativa ovviamente al tuo prodotto o servizio, gli utenti che interagiscono con questa foto magari mettendo un mi piace o commentando, tu puoi andare a reintercettarli con delle campagne di remarketing in Facebook e Instagram e quindi poi magari da lì ti crei un bacino, un grande bacino di utenti che hanno fatto una prima interazione e quindi hanno dimostrato un timido interesse e poi questi li scremi andando a fare un'altra campagna magari di lead generation e quindi proponendo effettivamente un download ad esempio di un ebook o una compilazione di un quiz o qualsiasi altra forma di lead generation o direttamente anche proponendo la tua offerta accorciando il processo di acquisto, però lo vai a fare solamente a persone che hanno espresso un minimo di interesse in prima battuta, in una prima fase. Poi c'è Google. Google dovresti assolutamente utilizzarlo se c'è una ricerca per le parole chiave che a te interessano, che possono essere sia ricerche affini, estremamente affini al tuo prodotto o servizio, ad esempio se vendi tende da sole, sono estremamente affini ricerche relative a tende da sole o magari tende da sole Bologna se hai un negozio a Bologna o se hai un e-commerce, comunque una ricerca per la categoria specifica di prodotto o la marca specifica che tu vendi è estremamente pertinente. Però dovresti anche aprire un po' gli orizzonti e analizzare anche ricerche non specifiche sul quello che vendi, ma anche su un problema che l'utente vuole risolvere, ok? E quindi ricerche più informative che solitamente hanno anche meno competizione e quindi costi più bassi. Un esempio nel mio caso, un discorso è fare una campagna per intercettare la parola chiave consulente Google Ads, un'altra è aumentare i clienti da Google, ok? Sono due ricerche diverse, una è più specifica perché l'utente sa già quello che vuole, ma
lo svantaggio è che il costo è molto più alto, e l'altra è più informativa, e quindi puoi comunque puoi pubblicare il tuo annuncio per intercettare questa domanda. Google si adatta bene quindi sia alla fase conclusiva con le campagne dirette di ricerca, perché comunque l'utente è già nella fase finale probabilmente del suo processo di acquisto, sta cercando solamente dove acquistare, ma anche nella fase di awareness. Ancora qui con le campagne dirette di ricerca, se queste parole chiave hanno un costo, questi click media hanno un costo abbastanza basso, quindi potresti comunque posizionarti per fare awareness nella rete di ricerca. Cioè quando un utente cerca appunto informazioni relativamente al tuo mercato, tu vai a pubblicare il tuo annuncio, che anche se non viene cliccato dall'utente per accedere al tuo sito, alla tua landing page, comunque fa pubblicare il nome della tua azienda davanti agli occhi dell'utente, che magari poi sceglierà di cliccare altri contenuti magari posizionati in modo organico perché sta cercando appunto informazioni, però intanto hai fatto brand awareness, quindi hai comunque l'utente ha comunque visto il nome della tua azienda e magari in futuro se ne ricorderà. Un altro strumento molto importante per fare brand awareness sono le campagne display di Google, cioè i banner che vengono posizionati nei vari siti web. Queste campagne display sono studiate principalmente per fare awareness. Qual è il vantaggio e perché si utilizzano molto per fare awareness? Cioè per far vedere il proprio marchio, sostanzialmente il proprio prodotto a più persone possibili. Perché sono gratuite se l'utente non clicca. Ok, l'obiettivo non è propriamente questo. Quindi l'obiettivo è sempre quello di ottenere un click, per questo si chiama pay per click, questo tipo di strategia, però grazie al funzionamento delle campagne display di Google tu pagherai solamente quando ottieni dei click. Quindi significa che se ottieni 10.000 visualizzazioni del tuo annuncio, che è appunto un banner grafico, come fosse un'immagine pubblicata in vari siti web della rete display di centinaia di migliaia di siti web affiliati appunto a Google, se ottieni appunto 10.000 visualizzazioni ma non ottieni click o ottieni pochi click, non paghi, però hai ottenuto comunque visibilità. Quindi 10.000 visualizzazioni e paghi e ottieni solo un click, pagherai solamente magari 20 centesimi per aver ottenuto quel click, ok? Però intanto hai ottenuto molta visibilità grazie a questi banner pubblicati nei vari siti web. La rete display di Google può essere anche utilizzata nella fase finale grazie anche qui al remarketing, che ha lo stesso funzionamento del remarketing in Facebook e in Instagram, cioè in base proprio a chi ha visualizzato il tuo sito web o magari a chi ha visualizzato dei canali di video nel tuo canale YouTube, tu puoi andare a reintercettarli con questi banner personalizzati visibili solamente a queste persone, che in questo caso hanno l'obiettivo di conversione finale, quindi non un obiettivo di awareness, di farsi semplicemente di raggiungere più persone possibili, di far vedere il proprio brand a più persone possibili, ma qui l'obiettivo è proprio la conversione, l'acquisto, quindi funziona molto bene per l'e-commerce, con il marketing cosiddetto dinamico, ma anche per altri business per ottenere il contatto. Okay, quindi puoi inseguire nel web l'utente tramite anche questa piattaforma. E ti sarà capitato ad esempio di vedere Amazon che fa questa cosa. Ok, Amazon è molto forte, investe dei budget decisamente importanti nel remarketing, sia in Facebook che in Google Display. Quindi quando vai a visualizzare una scheda prodotto in Amazon, poi ti ritrovi ovunque la sua pubblicità. Oppure anche Booking. Booking è un altro player che sfrutta molto il remarketing. Infine LinkedIn. LinkedIn lo potresti utilizzare soprattutto se hai il tuo target è B2B e quindi un target comunque di un certo livello che sono o aziende, quindi vuoi intercettare responsabili di azienda o una determinata figura professionale, ok? Quindi ad esempio il CFO di un'azienda, responsabile finanziario o il titolare, o responsabile marketing, quindi hai un target molto specifico nell'ambito del B2B e soprattutto dovresti considerare LinkedIn se hai dei margini alti, perché LinkedIn è veramente molto costoso. Fai conto che un costo per click minimo ti costerà intorno ai 2 euro, quindi con 2 euro puoi ottenere un click,
totalmente fuori misura rispetto ad esempio ai costi che puoi tenere da Facebook o anche in Google per determinate parole chiave, quindi per chi sta cercando attivamente una soluzione ad un problema. Qui in LinkedIn il funzionamento è uguale a quello di Facebook, quindi vai a proporre i tuoi contenuti a delle persone che non stanno cercando attivamente la soluzione, ma in base al loro profilo, quindi in base al targeting che scegli per la tua campagna, puoi andare a intercettare queste persone specifiche. Quindi, visti i costi importanti di LinkedIn, dovresti prenderlo in considerazione se hai dei margini alti e ovviamente poi se hai un target nell'ambito B2B molto preciso da andare a intercettare. Questo per quanto riguarda un po' una panoramica sulle varie piattaforme e quando utilizzarle. Ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di Performance PPC.